Leonardo Sin è un progetto in cui l'Università di Perugia è capofila e ha dei partner, 7 partner europei che forse è già conosciuto, dalla Grecia, dalla Spagna, dall'Inghilterra e dall'Italia stessa, ed ha un fortissimo contenuto innovativo nel campo della ricerca in particolare e nel campo della formazione. L'ambizione del progetto è non solo mettere in valore le competenze che ci sono nel nostro paese e nei nostri partner europei, ma anche formare delle figure professionali che abbiano quella marcia in più che oggi il mercato del lavoro, anche nel campo della scenografia e della scenotecnica, richiede. 24 mesi di lavoro abbastanza pressante. Oggi pomeriggio faremo il calendario delle iniziative, faremo un bando a cui parteciperanno giovani che si sono già occupati di questo e vogliono riformulare il profilo, giovani che vogliono inserirsi in questo tipo di professionalità e quindi vogliono entrare dalla porta principale, e questo bando sarà rivolto appunto a tutti i giovani europei che vogliono mettersi in gioco in un campo professionale di grande innovazione e creatività. Che dipingono, così truccatori, tecnici audio, noi dobbiamo aggiornarci. Hola, yo soy David García, venimos de Málaga representando la asociación Lab Academy, y nosotros somos un proyecto de desarrollo de comunidades de prácticas y una escuela de sonido y creación musical experimental. Nuestro soporte al proyecto fundamentalmente estará dedicado al aporte de las nuevas tecnologías en el mundo de la escena y las artes escénicas. Mi chiamo Stefano Bini e rappresento ENFAP Toscana e vengo da Firenze. ENFAP Toscana è un'agenzia formativa di emanazione della UIL, il sindacato della UIL, e si occupa prevalentemente di formazione professionale. Per ENFAP questa è la prima esperienza in un progetto internazionale, in questo caso Leonardo da Vinci, e la prima volta in un settore nuovo per lei, cioè le industrie creative, la scenografia e quant'altro. ENFAP però da parte sua ha esperienza nella formazione, in quello che riguarda tutto il processo che accompagna un giovane dopo l'obbligo formativo, e quindi metterà la sua esperienza soprattutto in un settore di questo progetto, cioè quello della sicurezza e della salute in ambito lavorativo. Da parte nostra speriamo di collaborare al meglio e di poter conoscere al meglio e in modo approfondito questo nuovo settore. Hello, my name's Richard Parks. I'm the director of an organisation called Renova. We work closely in partnership with Collage Arts in London on a range of programmes, UK apprenticeships, Leonardo programmes, lifelong learning initiatives, business support programmes. So we're a domestic partner. I personally have been associated with Collage Arts for 25 years. Perché c'è sempre stata la difficoltà di inserire gli elementi tecnologici nella scenografia. My name is Vaso. I represent Dimitra, the Greek partner in Onsin project. We are here to work in this professional profile in scenografia, and we are willing to offer our experience and create synergies in this very innovative project. Sono Roberto Lucifero, direttore del Centro Studi Cappella Orsini. Siamo stati felici di ospitare questo evento che si ricollega con la nostra attività, in quanto valorizzando appunto il mondo della cultura, l'arte contemporanea, ci troviamo in grande come dire, affinità di intenti con questo progetto. Questo progetto che vede la collaborazione dell'Inghilterra, Spagna, Grecia, permette ai giovani, mediante professionisti, di poter accedere nei laboratori e di verificare cosa accade anche nelle altre parti d'Europa. Quindi io sono veramente contento di poter in qualche maniera essere utile, ecco, a questa iniziativa. È forte la mia esperienza, insomma, quasi 50 anni da scenografo, e la scenotecnica e la scenografia
Sicuramente con questo progetto avranno un risveglio e possiamo veramente, credo, potremmo dire che certe cose che a noi sembrano lontane invece possiamo portarle, farle diventare vicine e realizzabili. Noi abbiamo una grandissima esperienza, noi anziani, che dobbiamo lasciare ai giovani, però non dobbiamo legarci al passato, noi dobbiamo vedere al futuro, proiettarci verso il futuro. E con questo progetto noi lo verifichiamo, possiamo verificarlo e vedere cosa fanno in Inghilterra, se sono più avanti o indietro di noi. Le nostre sinergie faranno sì che un progetto per la prima volta europeo farà vedere com'è la vera scenografia, la scenotecnica.